Coach, si riparte, quarto anno sulla panchina di Agropoli. Quali le sue prime sensazioni in vista di questo campionato che sarà storico per il basket Agropoli? Il giusto, secondo me, il giusto riconoscimento di un lavoro programmato, di una continuità tecnica importante, dico dopo 3 anni, quindi sono entusiasta di affrontare questo nuovo campionato. Sensazioni sono sicuramente positive, anche se abbiamo iniziato da pochissimo. Ti ripeto, siamo partiti in nettissimo ritardo rispetto agli altri roster nella costruzione della squadra e questo, ahimè, ha un attimino anche condizionato le nostre scelte. Mi riferisco soprattutto al fatto di non aver potuto riconfermare qualche giocatore che ha dato tantissimo a questa squadra, ma purtroppo poi nella vita bisogna fare delle scelte, quindi gioco forza siamo stati quasi, ti ripeto, ahimè, costretti a rivoluzionare totalmente la squadra. Però sono stati, tornando indietro a inizio agosto, sono stati giorni intensissimi in cui, sempre a strettissimo contatto con Franco, siamo riusciti, secondo me, mi ripeto, ad allestire una buona squadra. Affrontiamo un campionato difficile, affronteremo quindi squadre blasonate, squadre abituate già a giocare questo tipo di campionato. Tutto ciò però non ci spaventa perché dalla parte nostra ci sarà il massimo impegno, la massima voglia. Sicuramente avremo un grandissimo contributo da parte dei nostri supporter, che spero che siano sempre più numerosi. E quindi ti ripeto, manca poco a quel fatidico 4 ottobre, quando appunto vedrai il nostro debutto in Lega 2, e quindi non vediamo l'ora di arrivare appunto al 4 ottobre pronti e carichi. Domenica, il primo appuntamento ufficiale della stagione con il raduno, poi sono iniziati gli allenamenti, il suo primo approccio e soprattutto il rapporto con la squadra. Ci stiamo conoscendo, in questa fase appunto ci stiamo conoscendo a livello soprattutto personale, perché i giocatori già li conoscevamo tutti dal punto di vista tecnico. Non avevamo sbagliato, abbiamo scelto giocatori che prima di essere bravi giocatori sono sicuramente persone serie, professionisti nel vero senso della parola, dediti al lavoro. Abbiamo iniziato come sempre, chi mi conosce, con carichi di lavoro importanti, qualcuno di loro forse non è ancora abituato, però assolutamente nessuno si tira indietro, quindi ci aspetta un lavoro lungo, importante, però da parte loro, mi ripeto, c'è la massima disponibilità non solo a lavorare, ma soprattutto a mettersi a disposizione sia del coach, ma soprattutto dei compagni. Siamo ai primi appuntamenti, siamo promessi sposi, dobbiamo conoscerci bene e poi dovremo convolare a nozze. Campionato sarà secondo lei? Ti ripeto, sarà un campionato difficile, sarà un campionato difficilissimo in cui, secondo me, la differenza alla fine ti potrà sembrare strana, ma la differenza la faranno soprattutto gli italiani, perché tutti hanno tre stranieri, tutte le squadre hanno tre stranieri che chi più chi meno, diciamo, possono più o meno equivalersi, e quindi la differenza la farà il gruppo degli italiani, gli italiani con la voglia e la determinazione appunto che dovranno mettere in campo. Loro faranno la differenza e sono sicuro che i miei ragazzi la faranno. Ultima menzione per i tifosi, sempre presenti, sempre protagonisti, già al raduno hanno fatto sentire il loro calore, il loro affetto alla squadra. Sì, è stato importantissimo. Infatti tutti i ragazzi mi hanno detto: coach, veramente siamo rimasti colpiti dell'accoglienza, ma io di questo non avevo dubbi. Agropoli è innamorata di basket, noi siamo stati secondo me bravissimi a far avvicinare sempre più gente a questo bellissimo sport. Sono sicuro che il palazzetto sarà nelle 15 gare casalinghe, sarà stracolmo, mi aspetto un tifo molto caldo, corretto come sempre, però mi aspetto un grandissimo seguito di pubblico. Noi faremo, ti ripeto, di tutto per far venire sempre più gente e per far appassionare sempre più gente a questo sport.